provinciale per la sanità di Frosinone. Voglio iniziare subito nel fare un ringraziamento a chi ci ha assistito in questa serata, ci ha garantito la sicurezza, alla polizia, ai carabinieri, alla polizia. Degli 11, il dottor Pintori, Fabrizio Di Sora. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Pintori, Comitato Civico Articolo 32 di Sora. Vi ringrazio per essere qui per questa bella manifestazione pacifica e non violenta. E a proposito della non violenza, volevo fare anche un ringraziamento alle associazioni e comitati contro la violenza sulle donne che sono qui presenti, che ricordano il caso che c'è stato ad Alatri pochi giorni fa. Grazie. Io vi devo parlare di due punti, sarò più breve che posso. Il primo riguarda il registro tumori. Pensate, se andiamo a vedere chi è stato il primo a chiedere il registro tumori, non bisogna andare indietro di un anno, di due, di più di 10 anni. Fu una fondazione di Cassino che a fine anni 90 chiese l'istituzione del registro dei tumori. E ancora ne parliamo, non si è riusciti ad attivare questo strumento fondamentale. Eppure siamo in una provincia dove c'è il caso della Valle del Sacco, dove abbiamo il problema nel Lazio meridionale, come ha detto un certo Schiavone, dove pare che siano stati interrati rifiuti tossici. Ma porca miseria, ma se un registro tumori c'era, magari il caso della Valle del Sacco si scopriva prima anziché dopo, magari qualche vita si poteva salvare, o no? Io dico di sì, io penso proprio di sì, che con gli strumenti giusti le vite si salvano. Però qui è difficile da fare, perché costa 56.000 euro, avete capito bene? 56, non 56 milioni, 56.000 euro. Eppure, che cosa succede? Che la ASL ha restituito 82 milioni che non ha investito. 82 milioni, non 1.000 euro. Ma al di là di tutto, ammettiamo che l'ASL non c'aveva i soldi. Ma sapete cosa ha fatto la Mastrobuono? Gli ha chiesti ai sindaci. Ma tu, dirigente dell'ASL, perché non batti i pugni in regione? Caro Zingaretti, 56.000 euro, vi autotassate che ce li avete i soldi, vi riducete lo stipendio e li mettete qui, perché questo è uno strumento fondamentale per tutelare la salute della gente. E poi ci lamentiamo e diciamo, le dimissioni della Mastrobuono, certo che le chiediamo le dimissioni della Mastrobuono, chi è che la difende adesso? Come si fa a difendere il direttore generale? Il direttore generale è lì per servire noi, perché è un dipendente statale, un servitore dello Stato e deve servire noi che siamo i cittadini. E se noi cittadini siamo qui riuniti tutti insieme, Sora, Alatri, Cassino, ci sono quelli di Anani, c'è tutta la provincia, siamo tutti uniti, perché siamo qui? Perché ci siamo iniziati ad occupare della sanità, che siamo preoccupati, perché se la sanità andava bene magari andavamo a fare qualcos'altro, ci occupavamo di altre cose. Invece la sanità va male, ci attiviamo con dei comitati, con delle associazioni e protestiamo. Quindi quando la sanità va male, il cittadino non è un fesso, il cittadino si dà da fare e chiede rispetto dei suoi diritti. Il comitato di Sora si chiama Comitato Civico Articolo 32, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, perché qui non viene garantito il diritto alla salute. Devono essere fatti, non dico che devono arrivare milioni e milioni di investimenti, ma almeno devono rimanere qui i soldi per essere investiti su questo territorio, e loro non ci divideranno. Questa volta non sarà Sora contro Frosinone, Alatri contro Cassino o viceversa, siamo tutti uniti e noi andremo a Roma e oggi chiediamo le dimissioni della Mastrobuono. Non mi dilungo sui motivi per cui chiediamo le dimissioni, l'hanno già illustrati gli altri, però quando andremo a Roma andrà tutta la provincia, saremo uniti e cercheremo anche di coinvolgere le altre province, perché gli altri non navigano in buone acque, quindi andrà la provincia di Frosinone e anche le altre, e a Roma non chiederemo le dimissioni della Mastrobuono, chiederemo le dimissioni di Zingaretti, perché deve cambiare la politica della regione, la regione deve cambiare le disposizioni che devono applicare i direttori generali. Perché sì, se va via la Mastrobuono arriva un altro e deve applicare senza, e si limita ad applicare quelle che sono le disposizioni della regione senza metterci del suo come ha fatto la Mastrobuono. I risultati cambieranno di poco, perché sono quelle norme che devono cambiare.
Quindi io vi ringrazio per essere qui stasera, siete voi che meritate veramente un grande applauso, perché dobbiamo rimanere uniti, se restiamo uniti otterremo i nostri risultati. Grazie. Ok, grazie. Allora, l'ultimo intervento.